Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita umido e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Richiesta convocazione urgente Consiglio Comunale. Questo è l'argomento della lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Alghero e per conoscenza al Prefetto di Sassari dai 12 consiglieri di opposizione. Camerada, Daga, Ferrara, Loi, Marino, Giano, Pais, Piras, Maurizio Pirisi, Porcu, Pulina e Salaris sottolineano una funzione del Presidente del Consiglio, secondo loro, non di garanzia rispetto alla massima assise cittadina. Inoltre è indispensabile la verifica della permanenza della maggioranza a sostegno dell'amministrazione Bruno, con relativa dichiarazione in tal senso da parte di ogni gruppo politico presente in Consiglio, concludono le opposizioni. Sentiamo cosa ci ha detto la consigliera dell'NCD, Maria Grazia Salaris. 12 consiglieri comunali d'opposizione hanno chiesto una convocazione urgente del Consiglio Comunale, allertando anche il prefetto di Sassari. Qual è la posizione vostra e soprattutto quella del tuo partito? Noi intanto abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio urgente per discutere delle questioni politiche. Purtroppo stiamo assistendo, forse per la prima volta nella storia, un Presidente del Consiglio che è assolutamente complice del Sindaco e continua a convocare il Consiglio Comunale in seconda convocazione. È una prassi che di solito si utilizza nei casi di emergenza, ma che ormai pare diventa consolidata per questa amministrazione che senza numeri continua a governare o a far finta di governare questa città. Quindi la nostra esigenza è di capire esattamente quali sono i consiglieri comunali che oggi definitivamente decidono di appoggiare questa maggioranza, in ogni caso, o questa minoranza. In ogni caso non ci sono più i numeri per poter andare avanti. Quindi noi chiediamo l'intervento del prefetto in modo tale che insomma, si comprenda, o Mario Bruno comprenda definitivamente che la sua stagione è finita e che si deve dimettere e ridare la parola agli algheresi. E nella notte tra domenica e lunedì gli agenti della sezione volanti del commissariato di Alghero hanno arrestato un 48enne per furto aggravato e danneggiamento. Giunti in centro grazie a una segnalazione, gli agenti hanno trovato un'auto col deflettore rotto. Poi hanno sentito un rumore di vetri infranti in una via lì vicino e hanno sorpreso l'uomo che rovistava in un'auto parcheggiata. Hanno quindi fermato il 48enne e recuperato un martello, forse utilizzato proprio per rompere il vetro. Da un controllo è risultato che l'uomo aveva già rubato diversi oggetti in altre due auto parcheggiate nella stessa via. Portato in commissariato, l'algherese è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima. Una rete metropolitana intelligente che, pensata e organizzata come una grande città unitaria, punti a ridisegnare il nord-ovest della Sardegna, mettendo a sistema politiche, progetti e iniziative, favorendo innovazione sociale e sviluppo competitivo. Questo è il fulcro della manifestazione di interesse presentata ieri a Sassari all'assessore regionale della programmazione Raffaele Paci dalla rete metropolitana del Nord Sardegna. 8 i comuni coinvolti: Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Senno, Risorso, Stittino e Valle d'Oria, e quasi 228.000 gli abitanti. Nella sede del Palazzo Infermeria San Pietro per la regione erano presenti anche gli assessori all'industria Maria Grazia Piras e dell'ambiente Donatella Spano, oltre a sindaci, consiglieri regionali del territorio, sindacati e imprenditori. Piccola disavventura questa mattina attorno alle 9 davanti alla scuola materna di via Giovanni XXIII. Per un caso fortuito la portiera di un'autovettura si è chiusa automaticamente mentre la madre si dirigeva verso il sedile posteriore per far scendere la figlioletta. Attimi di comprensiva apprensione, ma tutto si è risolto per il meglio. Infatti l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero ha risolto il problema in breve tempo e senza danni al mezzo. Ora diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da via Sassari. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. E torniamo al weekend scorso. Ecco alcune delle immagini del concerto gospel che sabato sera il coro tedesco Joyful Voice, diretto da Volker Mertens, ha tenuto nella cattedrale di Santa Maria e che i nostri spettatori hanno potuto seguire in diretta per larga parte. Appuntamento molto apprezzato e che in tanti sperano si ripeta presto. Da parte nostra vi assicuriamo che Alghero Channel cercherà di essere presente anche in questi appuntamenti per darvi il miglior servizio possibile.
Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani, subito dopo un'intervista al consigliere comunale Michele Pais di Forza Italia, sempre sull'argomento principale della giornata. Alle 14 trasmetteremo un'intervista con il presidente del Tennis Club Alghero, Fabio Fois. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani. Ieri come consiglieri comunali abbiamo depositato una richiesta urgente di convocazione del Consiglio Comunale perché appunto si discuta in tale sede della gravissima crisi, del gravissimo pantano amministrativo in cui si trova questa giunta. È necessario discuterne nella sede istituzionale opportuna e non nei bar o nelle strade cittadine. È necessario che tutti i consiglieri comunali si assumano la responsabilità circa la prosecuzione o l'ultimazione di tale avventura amministrativa. Riteniamo che sia un fatto di necessario che ciascun consigliere in maniera chiara e trasparente dica o no se sostiene questa giunta e questo sindaco. Non è possibile andare avanti nascondendosi dietro un dito, non è possibile utilizzare trucchi e artifici per una prosecuzione artificiosa di questa amministrazione, ma qualora vi sia una adesione consapevole a questa maggioranza lo si deve dire alla città in maniera chiara. Se vi sono i numeri si prosegue, se vi sono i numeri si affrontano i problemi importanti di questa città e si cerca di dargli una soluzione, ma se ciò non dovesse esserci, cioè se questa giunta non dovesse avere i numeri, non dovesse ancora avere la maggioranza, è necessario una intervento di questa pessima amministrazione.